Valentino Federico, esercente storico lungo il corso Vittoria Colonna, cosa hanno rappresentato questi anni, ecco, di commercio in questo posto? Sicuramente possiamo dire che la mia famiglia che si occupa di attività commerciale su quest'isola da tempo mi ha insegnato che c'è stato un decorso storico ed economico importantissimo. Fino al famoso 2008, che è stato il momento in cui c'è stata la crisi internazionale, si viveva un turismo abbastanza importante, con dei numeri certamente importanti. A Ischia questa flessione si è avuta più nel 2011-2012, che nel mio caso specifico è coincisa anche con la perdita del mio caro papà. Però è dal 2012 che Ischia sta vivendo una contrazione economica importante per tanti motivi che noi oggi ovviamente conosciamo: per una difficile comunicazione del marchio Ischia, una vendita difficile e sbagliata del prodotto, l'incapacità, l'impossibilità, perché poi non voglio rendermi giudice di niente e di nessuno, di vendere il nostro prodotto primario, che è la bellezza del territorio e le nostre fantastiche terme. Noi vendiamo una cosa che diciamo un pochettino, penso ormai tutti, noi vendiamo le camere e regaliamo le terme, no? Questa è una frase che spesso viene detta. A torto o a ragione, un fondo di verità c'è. Siamo passati da un boom economico degli anni 80, 90, a un leggero declino all'inizio degli anni 2000. In questo momento, purtroppo, causa pandemia, ci siamo proprio fermati. Sembra un day after. Come vivi questo momento? Come lo vive la tua attività commerciale? Cosa ti aspetti dal prossimo futuro? Io, nell'animo dell'imprenditore, deve emergere una cosa su tutte, che è lo spirito di intraprendenza, perché se non c'è questo non si può fare l'imprenditore, è una prerogativa secondo me principale. Ovviamente però devi essere anche concreto, sicuramente questo, come hai detto tu, questo day after, questo momento dopo pandemico sicuramente ci creerà e ci sta creando dei problemi, dei disagi enormi, c'è da ristrutturare completamente il nostro modello di business perché non può essere sicuramente quello di una volta. Già non lo era prima della pandemia perché erano cambiati proprio l'utenza, era cambiato il consumatore, erano cambiati i principi che erano proprio la base della contrattazione economica e commerciale. Ma adesso ancora di più, perché se prima era solamente una questione di scelte economiche, una questione di scelte di consumi, oggi è un'imposizione di solitudine al quale questa pandemia ci sta condizionando e condannando tutti quanti, perché il distanziamento sociale, questo desiderio, questo pensiero forte di essere distanti l'uno dall'altro, ovviamente inficerà tantissimo su tutti quelli che saranno i nostri atteggiamenti e comportamenti, anche sul piano commerciale.